una monarchia che doveva comunque rimanere tale. Per questo, comunque, fede al re, vive il re, ma il re deve concederci la Costituzione. Quindi, ritornando ai fatti della Basilicata, con la rivoluzione a Nola, anche molti carbonari lucani uscirono allo scoperto e partirono verso Nola per aiutare gli insorti. Nel frattempo, in Basilicata si era costituito il Senato della Repubblica Lucana Orientale, il Senato della Repubblica Lucana Orientale, e il 6 luglio del 1820 questo Senato pubblicò una dichiarazione programmatica in cui venivano enunciati i principi su cui si basava il governo rivoluzionario. Una dichiarazione fatta in nome di Dio sotto gli auspici della Repubblica Napoletana, che vedete comunque viene sempre richiamata. Era una dichiarazione che conteneva le basi della futura Costituzione, cioè prometteva diminuzione di imposte al sale e alla tassa fondiaria, esortava i cittadini alla concordia e ordinava che i pubblici ufficiali giurassero fedeltà, quindi ritorna il tema della fedeltà al re e della fedeltà alla Costituzione. Purtroppo non è semplice condensare in breve tempo quanto insomma, ci sarebbe da dire su questo tema. Quindi vi do alcuni insomma, spunti più che altro di riflessione e alcuni nomi. Deodato Sponza e Carlo Corbo furono coloro che poi ebbero un ruolo preponderante nell'organizzazione di tutte le attività, carbonare. E prestate anche attenzione a questi nomi, Corbo e Sponza, perché, e qui insomma faccio una parentesi per ricollegarmi a quanto ha detto prima Giorgio Sorlera, questi due personaggi appartengono alla generazione passata del 1799, avevano attivamente partecipato al 1799 e li ritroviamo ora, nel 1821, come carbonari in primo luogo. A questi poi ce ne sarebbero tantissimi altri da aggiungere, ma qui non vi tedierò con i nomi, semplicemente per insomma, consegnarvi questa riflessione. Croce aveva parlato di obsolescenza della classe sociale che aveva partecipato ai moti del 1799 e che ora vediamo vecchia sostanzialmente, forse in questo aveva ragione perché comunque gli anni erano passati rispetto al 1799. Ma in realtà vecchia d'età, ma non per l'appunto di idee forza. E però, insomma, ritornerò in seguito su questo concetto. Voglio ultimare un attimo il quadro di riferimento sulla provincia di Basilicata. Altro elemento importante, il Senato della Repubblica Lucana Orientale aveva dato alle stampe, sempre in questo periodo, il giornale patriottico della Lucania Orientale. E anche questo è un dato importante perché questo giornale rappresentò uno dei primissimi esempi nel regno di comunicazione politica. Però su questo non mi soffermerò perché la relazione che mi seguirà vi tratteggerà in maniera più delineata il ruolo della stampa in questo periodo. Per concludere, per quanto riguarda la Basilicata, è importante dire questo. I moti che comunque si conclusero nel 1821 nel regno delle due Sicilie con la sconfitta ad opera appunto degli austriaci che ebbero mano facile sugli insorti e senza colpo ferire li sedarono. In Basilicata continuò anche nell'anno successivo, nel 1822, e quindi sebbene molti in maniera, come è stato descritto insomma dagli storici, in maniera apatica accolsero gli austriaci, non è proprio così in realtà in Basilicata nell'anno successivo, perché restarono comunque nella clandestinità dei gruppi molto attivi di carbonari che continuarono a fare proseliti, e ricordiamo la Lega Europea della Carboneria, e qui i nomi di spicco furono Giuseppe Venita di Ferrandina, Mazziotta di Calvello e Domenico Corrado. E, insomma, essi cercarono di resistere agli austriaci, di ripristinare la Costituzione, ma in realtà la corte marziale austriaca nel 1822 arrivò anche in Basilicata, scortata da 600 militari austriaci per processare e punire, ed ebbe facilmente la meglio sugli insorti che vennero arrestati. E il Venita verrà fucilato insieme ad altri 8 patriotti, Domenico Corrado anche,
poco dopo a Potenza morì eroicamente davanti al pilotone di esecuzione e anche il medico Carlo Mazziotta fu ucciso proprio qualche giorno dopo. Quindi, insomma, sostanzialmente fallimento militare dei moti del 1820-21. Però, qui, dopo questa descrizione comunque doverosa sui fatti, voglio ritornare al discorso che ha introdotto il professor Lepra sulla importanza storica che la rivoluzione costituzionale ebbe. Molti nomi di spicco in realtà mossero delle accuse, diciamo, a questo periodo. E l'accusa era che la rivoluzione non era riuscita a coinvolgere un gran numero di persone, ma solamente un esiguo numero di persone. Questo lo dice Nitti. E che addebita tutto questo al tenue spessore civile e alla inadeguatezza primariamente etica della borghesia liberale promotrice del moto rivoluzionario. Croce era anche concorde con questa affermazione e si soffermava su una sorta di ingenuità gestionale di questa rivoluzione, quale carattere di fondo di quel ceto civile napoletano che era diventato borghesia dopo l'adesione alle istituzioni del decennio napoleonico e quindi aveva concluso il suo ciclo sullo scenario storico. Tant'è che Croce usa parole piuttosto dure nei confronti degli uomini che parteciparono al 2021 e qui cito: negli uomini che operarono in quel modo parlano veramente al nostro cuore e alla nostra fantasia, perché furono gli stessi che erano apparsi giovani, entusiasti e altri nella Repubblica del 1799 e nel gran laborio del decennio e che allora ricomparvero stanchi, esauriti e prossimi a morire alla storia. Quindi, secondo Croce, il fallimento così repentino della rivoluzione del 2021 era dovuto essenzialmente appunto all'apatia, alla stanchezza della classe sociale che l'aveva promossa, che si era, rispetto al 1799, man mano imborghesita. E, però, diciamo, da cosa deriva comunque questo giudizio crociano? Da una parte di storiografia che innanzitutto era antifrancese, quindi da una gallofobia diffusa, che mirava comunque a fare tabula rasa di qualunque forma di democratismo storico. E quindi in realtà era sbagliato questo concetto, perché in realtà proprio gli anni che vanno dal 799, passando per Bonaparte fino ai moti costituzionali, benché falliti di Napoli e Torino, costituiscono il terreno di coltura di un democratismo che comunque è a base del processo di unificazione nazionale. Quindi c'è un fil rouge che lega il personale politico nato giacobino, poi passato a sostenere Bonaparte e quindi anche disposto ad accettare la soluzione imperiale benché venisse concessa la Costituzione. Qual è questo elemento unificante di queste biografie che insomma si accavallano e si intrecciano e si riprendono? È l'attenzione per un patto sociale, quindi in questo caso per la Costituzione, che solo avrebbe potuto assicurare la costruzione di una più ampia e articolata società civile. E badate bene che questa è la prima volta in cui nella penisola italiana si arriva a parlare di Costituzione. Poi chiaramente la sistematizzazione di questo concetto si avrà, come vedremo, nel 1848. Quindi